Buongiorno a tutti, in diretta dal Parco di San Vito, tutti schierati in attesa dei ritardatari per la partenza del settimo giro di Circello. Quest'anno causa sponsorizzazioni, litigi tra i grandi colossi, Coca-Cola e Nike, il giro è stato fino all'ultimo in sospeso, però grazie all'insistenza di un giovane svizzero naturalizzato circellese, Frank Mottola, che il giro parte questa sera con pochi concorrenti perché è un turno infrasettimanale, ma puntiamo al grande slam sabato Castelvetri in Valvottore, detta la tappa della morte, perché molti corridori hanno perso le speranze di vincere per strada. Ecco qua, tra poco ci riaggiorniamo per la partenza da San Vito. Ecco una piccola scena del giro di Circello, Giulio il corridore col giovane erede Diego. Diego, diventerai più bravo del papà? Penso di sì, non è che ci vuole tanto. E una breve intervista al corridore D'Agostino Adriano, detto lo svizzero. Adriano, prima di tutto auguri per il nascituro, il giovane Lorenzo che diventerà un ciclista, spero che non seguirà le orme del padre. Grazie, auguri grazie. Anche alla madre Lucia, giovane valletta del giro. Come va Adriano? Carico? Sì. Tuo padre che ti ha detto oggi prima della partenza? Stai attento, molto attento. attento ha detto di venire a Donenzo, fatta una partita a carte che è più sicura. Comunque, premesse per questo giro, Adriano, ti sei allenato? Non tanto, no. E chi è che secondo te è il favorito? Per me Giulio Ricci. Giulio Ricci, l'uomo che si allenava di notte. Giulio, ma... Ma quando mai? Giulio, ti ho visto partire una mattina alle 4:30. Io ero sveglio perché stava figlia di una vacca. Però ricordo che tu uscivi con la bici. Lui fa finta che non ce la fa, ma lui... Giulio, non puoi scicolo la mattina del muratore in Coppa Rock Cup. È pericoloso di notte. Fammi sentire, quest'anno premesse? Una promessa ce la devi fare, devi mettere la maglietta da Sosa perché stasera sei stato ricazziato perché non te l'ha messa. Sabato, l'ultima tappa. Va bene, Giulio, premesse per questo giro, chi vincerà? I soliti favoriti? Penso qual pedaliere Adriano. Ma dice che ci sarà una novità quest'anno, Maurizio Caprusso, che oggi non c'è per problemi tecnici. Se viene. Va bene ragazzi, ci vediamo tra poco, buona partenza. Siamo all'incrocio di Colle Sanità per la partenza del giro di Circello, prima tappa, settimo giro. Oggi una tappa leggera solo decorata per questi ragazzi, giusto 45 km. Un concorrente nuovo, Marco Nava, vecchia conoscenza del calcio circellese, che adesso è data la bici. Ragazzi, tutti pronti? Siamo in partenza! 3, 2, 1, via! Che il giro di Circello abbia inizio! Forza ragazzi, forza bestie di Satana, su! Ragazzi, partite che... Siamo dietro al gruppo, staccato Gentile Junior, tutto il resto gli altri, eccoli qui in rotazione. Forza ragazzi! Si sta staccando dal gruppo Nicola Petriella, vorrebbe essere la rivelazione del giro di quest'anno. In attesa dell'arrivo dei ciclisti facciamo una domanda alla signorina Paola, che oggi è la valletta unica. Buongiorno signorina Paola, come mai questo amore per il giro? C'è qualche ciclista che le interessa? No, nessuno. Sicuro? Sì. Vogliamo indagare? Vogliamo farti fare una smerdiata okay, pubblica? Bene. Quindi confessa o verrai accusata? No, verrò accusata. Va bene, ti dobbiamo lasciare, i nostri amori stanno arrivando. Ma mentre aspettiamo i corridori, sguardiamo il nostro Sannio, una cornice non poco ideale per il mondo che non conosce Circello, che sta conoscendo Circello grazie al giro di Circello, che fa anche rima perché è anche organizzato da Marcello, quindi il giro a Circello fatto da Marcello. Comunque, è arrivato ai corridori, eccoli, dal gruppo si sta staccando Nicola Petriella, il ragazzo oggi non è andato a lavorare proprio per partecipare alla tappa, ma eccoli qua, tutti quanti in fila, che bei ragazzi, il mondo vi deve conoscere, siete troppo belli ragazzi, Giulio sei il più bello, Giulio! Eccoli qua, uno dietro all'altro. Su ragazzi, su! Chi non ce la fa si ferma. Forza Gentile, Colle con te. L'incrocio di decorata, ecco qua il gruppo che di gran lunga sta arrivando. Eccolo qua, tutti uno in fila all'altro che si contendono il primato. Forza ragazzi! Cosa da fare? Aspetti ragazzi che stanno arrivando di gran lunga. Ma no, c'è qualcuno che si sta iniziando a staccare. Vediamo chi è questo ragazzo, non riusciamo a capire chi è. È Martino, ma non te posso manco conoscere, mannaggia la mia. Eccoli l'altro pezzo del gruppo, tutti quanti.
Eccoli qua! Nicola Petriella mantiene il primato, sto ragazzo oggi sta stupendo tutti. Vediamo il giovane Gentile, forza Gentile! Forza ragazzi! Ecco gli ultimi due concorrenti che oggi inspiegabilmente sono ultimi. Franco è giustificato perché ha fatto l'ina, Robatino un po' meno, però il ragazzo di notte sta uscendo e va frequentando i locali notturni, quindi molto probabilmente sta dando da fare la fotografa che ci fotografa e ci vediamo più tardi. Ecco in volata! Ma chi c'è? Giulio Ricci! Guardate lì! In volata Giulio, è l'anno suo ragazzi! Secondo classificato in questo momento, Giovanni Petriella in volata, eccolo qua, forza Giovanni! Terzo classificato Adriano D'Agostino, eccolo qua! Tufara Valfortore quest'anno sta portando fortuna. Classificato Gentile, forza ragazzo! Oh, se vuoi è festa Rocola, vedi il ragazzo come cammina. Vai giovane! Anche Nicola Petriella, un scatto per i fans, Nicola. Forza ragazzotto! Cristo è parente mio perché fa l'amore con la figlia di Claudio Rossetti. Chiesa degli ultimi due concorrenti che Franco accoglie con una bellissima sbandierata. Eccoli qua, gli ultimi componenti del giro, eccoli qua. Forza Patino! Forza Patino, ce la puoi fare! Grande, eccoli qua, per il rush finale. Non siamo riusciti ad arrivare all'arrivo in tempo, ma la novità è già arrivata ai nostri orecchi. Giulio Ricci, re della prima tappa. Giulio, cosa è successo? Soprattutto, soprattutto Giulio, cosa ti sei pompato nelle vene? È un sogno, perché questa è un novità sogno che si avvera. Cosa è successo, è Giulio? Un sogno che si avvera. Grande Giulio, primo vincitore della prima tappa del settimo giro di Circello. Secondo classificato, se non erro, Giovanni Petriella. Una conferma, vero? Giovanni, quest'anno ci tenevi per il giro, hai insistito perché volevi il bis, ma sei partito così così. Giulio si è allenato di notte, tu non lo sapevi, alle 4:30 usciva. L'ho scoperto io perché una notte per sbaglio accompagnavo a Nicola Rovitrinario perché era venuto fuori per un parto improvviso di una mucca. Ecco che Giulio Ricci partiva con una lampadina magica sulla testa con che casco protettivo per muratori. Terzo classificato Adriano D'Agostino. Il re, nonché parente nostro, marito di Lucia. Ancora tanti auguri a Lucia per Lorenzo. Comunque, Adriano, un'ottima conferma. Quarto classificato. Oh, 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 il giovane Gentile. Gentile, come va? Come è andata? Ma sei allenato, non c'è detto niente. Lui pensava che avevamo recuperato decorata. Bravo. Gentile, tu rappresenti Colle Sannita. Un onore oggi che è festa. Quindi, congratulazioni per questo quarto posto. Quelle tappe brutte ancora in avvenire, non bacca giovedì e sabato perché è importante. Ok, quinto classificato Nicola Petriella, nonché fidanzato di Sonia Rossetti, figlia di Claudio Rossetti. Ok, com'è andata Nico? Tutto a posto. Non c'è male, oggi te l'hai preparato, gasato, però non ce l'ha fatta. No. Bicevolla ha influito? No. No, non tanto, ma tu si fa. Contra mostri sacri. Vabbè, ma mostri sacri, ma quest'anno, quest'anno non c'è pro, ma Giulio è gasato anche dal fatto che oggi in giro c'è del figlio, eh? Anche Don Diego, detto anche Higuain, Higuain. Adesso aspettiamo gli ultimi concorrenti. Primo finale in volata, Patino, Fratimo e Marco Arianna. Eccoli qua, i ragazzi oggi non ce l'hanno fatta. Però, ragazzi, solo per dirvi in diretta che il primo classificato è Giulio Ricci. Eccolo qua, mesi e mesi di allenamento a Foiano, Castelvetro, Tufara. Il ragazzo è stato premiato. Patino oggi è a pezzi. Patino, 2 secondi al volo, cosa è successo? Patino, ho un problema alla cinghia di distribuzione, esatto. O alla cinghia alla catena? Entrambi. Entrambi. Patino, potresti fare anche meglio e dovrai fare meglio nelle prossime tappe. Premiazione finale, eccoli qua. Sono gli unici che sono sopravvissuti, gli altri ragazzi, un saluto alle famiglie, però non abbiamo visto arrivare. Non sappiamo dove sono finiti, cosa hanno fatto, vero Valletta? E dove sono in questo momento. Premiazione finale. Terzo premio. Oggi tra l'altro ci sono i premi chilometro zero. Cioè il tempo giusto, la distanza saranno 500 metri da Tonino Lopaniglia a Coppa San Luis. Quindi i chilometri sono 500 metri. La Valletta Paola, non sei la figlia di Carlo Paglietta, fa la premiazione finale. Terzo premio. Pacco de Tarallucci assutti da bere in inverno con il vino. Eccola qua. Secondo classificato Giovanni Petriella riceve pacco di Rococò da consumare quando ciocca, perché sono talmente tosti che solo spondendo un quarto d'ora nel vino si passa così. Premio finale, eccolo qua, paneglio de pano da 1 chilo
con pane grattugiato. Eccolo qua. Ragazzi, quest'anno i premi sono originali, sono noi. È finito, non ci sono altri premi. Ma in realtà c'è un altro premio. Medaglia per la Valletta, Franchino Mottola. Eccolo qua. Riceve il premio. Franco, per chiudere in bellezza una bella sbandierata e chiudiamo oggi la prima tappa del giro. Ragazzi, ci vediamo giovedì per la cronoscalata. La scalata del diavolo, cioè che è la scalata della morte. Arrivederci, buona serata a tutti. Arrivederci, buona cosa.